che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. In bici. No, no, in Italia. Yes. Senso. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. E rieccoci, ragazzi, per questo nuovo video, o comunque la continuazione. Oggi risveglio a Matera, albergo che è a proprio 5 minuti a piedi, da neanche 3 minuti a piedi dal primo posto panoramico dei Sassi. Adesso, mentre aspetto che il bar dell'albergo apra per far colazione, vengo qua e faccio e mi gusto un po' il panorama dei Sassi la mattina. Vediamo. Bello, anche la mattina, spettacolo. Quindi ora colazione e poi si ripartirà verso la prossima destinazione, che oggi faremo. Lascerò la Basilicata per andare in Calabria. In Calabria mi fermerò sulla punta dello Stivale, ok? E domani entreremo in Sicilia. Quindi, ragazzi, state connessi, iscrivetevi al canale e a dopo. Ok, ragazzi, adesso lascerò Matera per poi lasciare anche la Basilicata ed entrare in Calabria. Oggi, come vi ho accennato ieri o nell'altro video, farò un po' la costa per circunnavigare, diciamo, il Giro d'Italia, visto che sarà in zona dove passo, in pratica. Quindi, per non incontrare il Giro d'Italia e non trovarmi le strade chiuse, farò il giro che non fa il giro. Allora, oggi la destinazione finale, vi dico, è Scilla. Destinazione che è stata consigliata da un mio collega di lavoro, che lui è napoletano, è campano, della campagna, dovrebbe essere napoletano addirittura, e mi ha detto che ha parenti nella zona e quella zona lì è bella, quindi andremo a Scilla. Scilla, che è molto vicino a Villa San Giovanni, Villa San Giovanni dovrebbe chiamarsi quel paese lì, dove partono i traghetti per la Sicilia. Quindi io oggi arrivo lì e domani si parte, e ho già prenotato a Agrigento. Strada che si resta così, spettacolo, bella larga, bella percorribile, vedremo. Sinceramente mi aspettavo di vedere roba tipo, sì, vabbè, tipo ieri
qualche strada un po' schifosa ci sono, però ci sono tante strade tutte dritte, tutte così, e altro che autostrada. Quindi ragazzi, ci vediamo quando avrò qualcosa da farvi vedere. A dopo. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento. Io vi voglio dire solo una cosa. Adesso guardate qua, non è il primo che vedo. Tutti i focarelli accesi. Adesso magari io sinceramente non ho mai visto una cosa del genere. Magari voi che siete agricoltori mi potete aiutare una mano, però non è il primo che vedo, nel senso che ci sono tanti focarelli accesi. Questo qua è quello che fa più fumo. Siamo a due passi, come vedete, da tanti boschettini. C'è un attimo che tira l'aria qua, guarda quanto che fumo. Cioè qua sta bruciando tutto, porca. Questi qua sono che degli animali. Cioè dopo ci stupiamo se partono gli incendi. Cioè qua si sarebbe, visto che ci sono le pattuglie di carabinieri in giro, andare vedere chi è il proprietario del campo dove c'è dentro il fuoco, prenderlo e chiudere a chiave tutto. Guarda, un altro focarello acceso, cioè qua è pieno di fumo, ragazzi. Poi venitemi a dire che è solo legno, solo cosa, ma cioè a due passi dai boschi e dai boschetti mi verrà bruciato, e che siamo matti, siamo. Porco cane, un odore di fumo, porco Giuda. Sai che fumo che ditemi se è normale, non lo so. Comunque dopo questa piccola cosa, visto che ci sono solo campi, ho quasi fatto 30 km, campi sterminati, no, beh, cioè, è pieno di fumo ragazzi, non so cosa dirvi, un odore di fumo, porco cane, è l'Italia. È l'Italia questa, prenderli, metterli in galera, ma oh! Hanno affumicato tutta la provincia qua. Dopo, veramente, dopo ci si stupisce perché partono gli incendi, bisogna intervenire prima, vedi una cosa così, che si vede, cioè. È passata 2 minuti fa la polizia, i carabinieri di fronte a me, vedevano una cosa così, si fermavano, vigili del fuoco, proprietario del campo, chiuso a chiave, buona, cioè ragazzi, è così che si deve fare, se no non cambierà mai il mondo. A dopo ragazzi, a dopo. Il mare d'inverno, come nelle la TV. Dentro l'inferno, mare, mare, qui non viene mai nessuno a portarci via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a portarmi via. Questo viaggio agita anche me. Oh, mare, mare. Rieccoci ragazzi, è finita la superstrada, almeno credo, non so se poi ricomincerà qualche pezzo ancora in superstrada, ma intanto eccoci qua, il panorama che ci regala questa strada. Molto bello.
molto un bel panorama. Che bello qua. Dovremmo essere già sullo Ionio, ragazzi, se non mi sbaglio. Visto che la strada statale è la Ionica, dovremmo essere sullo Ionio. Mar Ionio. Primo centinaio di chilometri, è andato via bello liscio. Che è sta roba, una barca. Roseto capo spulico, spulico o spulico. E c'è anche la BCC qua, ragazzi. C'è anche la BCC. Sto qua, cavolo fa. Oh, meno male che si è fermato sto pandino qua. Continente vivo, desaparecido, sono qua. Sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora. Sognando una nena, lungo tuo spirito e vado via, mi dirà così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, rotolando verso sud, onde, sopra un'onda che mi tira su, mentre muovo verso sud, onde, onde. Ogni tanto si può gustare un po' di panorama marittimo. Siamo sull'E90, la SS statale 106 Ionica. Che mi sta accompagnando ormai da molti chilometri. È partita questa statale in, diciamo, come superstrada, adesso invece è a corsia unica, cioè doppio senso di marcia. E va avanti per chilometri, penso fino a Reggio Calabria, però io taglierò prima per scavallare, diciamo, l'Appennino Calabro e arrivare dall'altra parte della Calabria, ovvero a Scilla, dove ho prenotato la sistemazione per questa notte. Nel tragitto mi vorrei fermare in un paese, nel paese in cui, diciamo, soggiorna nel periodo estivo uno dei miei idoli, ovvero Piero Pelù, ovvero mi fermerò a Badolato, sperando di trovarlo lì in qualche modo, però. A Badolato mancano ancora 120 km, un bel po' di strada. Sinceramente speravo che la strada continuasse come superstrada perché facevo prima, così invece è un po' più meno scorrevole e poi non è che sì, ogni tanto si affaccia sul mare, ma non sempre. Quindi si continua
sempre dritti, rotolando verso sud. A dopo! Ma chi che spettacolo! Che stradellina! Ai ragazzi, che manca poco per Badolato. Guarda, forse ci va bene anche oggi col tempo, o almeno spero. Ieri l'ho presa appena appena. Oggi per il momento niente. Ragazzi, se incontro Piero, basta. Finisce qua la mia vacanza. Ho lasciato la statale ionica per il momento, per andare a raggiungere il borgo di Badolato. Era uno di quei borghi che, per combattere la spopolazione, diciamo, vendeva le case, diciamo, a un euro, però dovevi comunque riqualificarle. È quello che ha fatto anche il nostro amico Piero. Benvenuti a Badolato! Ma che spettacolo! Che spettacolo! Ma che faccio partire qua il drone? Se non mi portano via oggi siamo a posto. Italia.
speak yes. So. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi.